I nostri giovani danno per scontato che il mondo sia questo e che sia sempre stato così. Il problema per la scuola non è soltanto trasmettere un ricordo dei fatti, ma una memoria delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni, delle idee, ed è cosa molto molto diversa. Il ricordo si può anche suscitare in televisione. La memoria si suscita esclusivamente con un lavoro lungo, continuo, di conoscenza reale e scientifica del passato. Qual era il volto di Napoli dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale? Una mostra al liceo Panzini propone un eccezionale repertorio di fotografie scattate nell'agosto del 1943, dopo le incursioni che distrussero anche la chiesa di Santa Chiara. Queste foto mostrano un ritratto disperato della città, molto difficile da immaginare per chi non ha vissuto in quell'epoca. Purtroppo il senso della storia nella nostra scuola si sta perdendo. Da quando nel 2011 la riforma Gelmini ha di fatto modificato i curricoli di storia e geografia, eliminandoli dal biennio delle superiori, dal primo biennio delle superiori, facciamo grande fatica ad educare al metodo dell'analisi scientifica della storia. L'ultimo bombardamento da parte degli alleati ebbe luogo proprio l'8 settembre, ad armistizio già firmato. 20 giorni dopo la città si sarebbe ribellata all'occupazione tedesca con l'insurrezione delle quattro giornate. Io ho camminato sui cadaveri, mi ricordo, vicino alla vecchia pretura, una donna con un panzone, non so se era incinta, avevo appena compiuto i 16 anni, alle quattro giornate. Però ero un ragazzo precoce, tanto che mio padre fu costretto a fornirmi di un tesserino, un falso tesserino, perché io fisicamente dimostravo molto di più dei miei 16 anni. Molto suggestiva la mostra, devo dire, perché si ha la percezione netta di quanto devastanti furono i bombardamenti e le ferite che furono lasciate nella nostra città e come si è costruito, certe volte bene se guardiamo alcune opere d'arte come Santa Chiara, altre volte male se vediamo il palazzo ad esempio vicino alla Chiesa del Carmine, quindi anche come l'uomo non ha saputo poi ricostruire bene. Però è importante soprattutto ricordare che cosa è significato quella rivolta di giovani, di donne, di bambini, di scugnizzi, di uomini, di anziani che liberarono Napoli con una grande forza, con una grande organizzazione e con una grande passione. La mostra resterà allestita fino a Natale. Dalla prossima settimana sul sito www.liceopansini.gov.it le modalità per prenotare una visita.